quinta tappa da Rouen alla Manica è massiccia e monotona. A Cannes non è ancora successo niente, salvo il ritardo collettivo di più che mezz'ora. Sulla salita di Avranches, fuga di Van Ende, subito controllata da Salim Beni e Pedrone. La fisionomia della tappa si pronuncerà a 60 km da Dinard. Debat ha cercato di scappare. Corrieri gli si è messo a ruota. In pista arrivano insieme. È occorso alla fotografia per assegnare a Corrieri il primo posto. Partenza di Lazarides. Ma uno degli uomini più interessanti sarà Magni, anche in questa tappa a cronometro. Oggi non significa nulla vedere in gruppo Magni, Okers e Bobet. Conta l'uomo in rapporto con l'orologio. Bartali dirà che avrebbe potuto forzare anche lui, ma ha preferito risparmiarsi. Vince Kübler su Magni. Tappa misteriosa e rivoluzionaria quella che porta da Saint-Brieuc a Angers. Loredi e Gauthier hanno preso l'iniziativa. Qui a Chateaubriand troviamo moltiplicato il gruppo di testa. 12 uomini, tra cui nessuno dei grandi. Primo in volata Lauredi, che a 20 metri dal traguardo ha dominato uno scatto di Ghilardi. Gauthier recupera la maglia gialla. Settima tappa, da Angers a Niort, sulla fuga di Debat, Van Ende e Darnauligen. Si apre la caccia lunga e faticosa che accelererà l'andatura generale. Anche la maglia gialla sta prodigandosi, ma l'azione che conterà è questa. Si è scatenata un controllo rifornimento e l'ha provocata una fuga del belga Meunier. Vi sono impegnati Bobet, Gauthier, Okers e Magni. Il traguardo è su un rettilineo in salita. Magni l'ha attaccato per primo e arriva primo. Giro, malgrado la vittoria italiana, ha dei problemi incresciosi. Da Niort a bordo tragitto a saliscendi. Si raggiungerà ben presto a Bartali Bobet squagliatosi al 28° chilometro. Cognac non è un tonico per lui. Qui l'hanno ripreso e ora viaggia con Gino e con Magni. Sul ponte della Bordigue i sei trascinati via da Schott, ma con Schott sul rettilineo d'arrivo lotta destramente Pasotti, per la seconda volta vincitore di tappa. Verso Pau, la tappa verso i Pinerei. Enigma del Tour in tutti i sensi. Dussault è scappato quasi subito. Vincerà, ma questo non importa. Importerà l'esito dei Pirenei, che si prevede italiano. Ma fanatismo, irresponsabilità, violenze determineranno il ritiro degli italiani. La maglia gialla a Magni. La nostra squadra è in testa. Ci ritiriamo però da vincitori.